L'Italia femminile di foot volley è sul tetto d'Europa e a portarle sul gradino più alto ci ha pensato la pesarese Elisa Mainardi in coppia con Sara Cupellini. Un torneo di 3 giorni svoltosi a Roma dal 9 all'11 di settembre, dove la nazionale italiana, rappresentata dalle due giocatrici, si è laureata campionessa europea. Un orgoglio enorme per Elisa, 35enne di Bottega di Vallefoglia, che a una settimana di distanza da quel magico trionfo è stata premiata anche dal sindaco del suo comune di residenza, Palmiro Ucchielli. Una settimana è passata e ti dico che ancora non riesco bene a realizzare quello che abbiamo fatto. L'emozione che ho provato quando quella palla è uscita dopo il servizio è qualcosa che non avevo mai provato prima, qualcosa che mi ha tolto il respiro. È stato un percorso di crescita a livello anche molto personale, quindi forse il traguardo più bello che ho raggiunto. Abbiamo fatto la prima partita dei gironi venerdì, come ogni nazione aveva la prima partita del girone il venerdì per poi proseguire il giorno dopo. Abbiamo incontrato subito l'Olanda ed è la nazione che in questo momento ha il ranking più alto europeo. Abbiamo vinto, siamo state bravissime, molto precise e abbiamo chiuso così la giornata del venerdì con una vittoria subito nel girone. Poi abbiamo incontrato Spagna e Svezia e abbiamo chiuso il girone con 3 vittorie su 3. Non ce l'aspettavamo, anche se le previsioni delle responsabili del football italiano non avevano dubbi che avremmo comunque fatto la nostra parte. Ci siamo qualificate direttamente alle semifinali con 3 vittorie su 3. Abbiamo giocato la domenica semifinali con la Spagna, che ha vinto inaspettatamente contro l'Austria, che erano due ragazze molto forti. Abbiamo vinto 2 set contro 1 ed è l'unico set che abbiamo perso al torneo, quindi siamo state proprio brave perché siamo sempre state concentrate, abbiamo sempre concesso poco. E per poi chiudersi con la finale di domenica pomeriggio, che è un'atmosfera bellissima, tanta gente, c'era molta tensione, ma è stata un'emozione indescrivibile, insomma. È una doppia soddisfazione, è un onore per me aver avuto questo riconoscimento, perché comunque sono nata qua e soprattutto per dare un bel impatto ai giovani sullo sport, che devono comunque praticarlo, perché il lavoro, la passione, prima o poi qualche obiettivo, qualche soddisfazione ci ritorna indietro. Ne ho l'esempio perché a 35 anni ho vinto il mio campionato europeo di foot dopo tanti anni di sport, sia come pallavolo che come calcio. Mi sono avvicinata grazie ai ragazzi del Foot Volley Pesaro, che l'estate dopo il lockdown, io vengo dal calcio e mi conoscevano come nome, come ragazza, e mi hanno chiesto vieni a provare, perché comunque di femmine in Italia non siamo tantissime, siamo molto sparse in tutta Italia, quindi per unificarle. E io sono andata un sabato mattina e me ne sono subito innamorata. Ho provato tanti sport dopo il calcio, ma niente mi aveva dato comunque quell'emozione, quell'adrenalina, e il football ho trovato tutto quello che avevo lasciato quando ho smesso di giocare. Portare Vallefoglia in Europa per noi è una vera soddisfazione davvero straordinaria, quindi siamo grati, gli abbiamo consegnato un piccolo pensiero doveroso e un in bocca al lupo, chissà, anche per i campionati del mondo. Credo che sia veramente una forza della natura, e siamo pieni di gioia e di soddisfazione, sia la giunta, la città, ma penso l'insieme del Consiglio Comunale.